Eccoci qua, ciao a tutti, ciao a tutte, siamo in diretta, un attimo che controllo che sia tutto a posto, direi di sì. Vi do il bentornate, bentornati a Comic Speak con la S che serve per tutte e due le parole, cioè per comics e per speak, che è appunto questa rubrica che abbiamo inaugurato sui canali social di Scuola Internazionale di Comics di Torino per parlare con ospiti che arriveranno oggi, che sono qui con noi in attesa, adesso vi presento, nelle prossime settimane, ce ne sono tanti e sono grandi ospiti, per parlare delle attività della scuola, del lavoro di questi ospiti, di fumetto, di illustrazione, di narrazione, di un sacco di cose diverse, e appunto per parlare soprattutto quando è possibile, cioè quasi sempre, anche se nelle prossime settimane avremo ad esempio Mario Natangelo, che è un conosciuto meglio come Natangelo, che è un vignettista, insomma, tra i più in vista, e parleremo del suo lavoro e di un suo libro, non delle attività a scuola, perché per il momento non ci sono, ma invece con i due ospiti di oggi parleremo anche di questo. Passo a presentarveli. Sono due ospiti che sono molto contento con cui sono molto contento di poter parlare, perché parleremo anche delle loro ultime opere che mi sono piaciute moltissimo. E so che voi non ci crederete, uno dice lo dice perché sono qua. No, mi sono veramente piaciute moltissimo. E adesso vi racconterò anche perché. Vado in rigoroso ordine alfabetico, quindi presento prima Andrea Ferraris, eccolo qui. Ciao, Ciao, ciao Andrea, ciao. Jacopo. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, grazie, sì. Tutto bene. Vabbè, autore di Una zanzara nell'orecchio, adesso poi ne parleremo, docente della Scuola Internazionale di Comics di Torino nel corso del tempo, anche di questo parleremo, e così come parleremo con il direttore artistico della scuola, Andrea Serio, nonché autore di Gauloise, di un sacco di altre cose. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Adesso quando parlo con voi dovrò dire ciao Andrea Ferraris, Andrea Serio, devo specificare il cognome tutte le volte che mi rivolgo a uno dei due, perché... È anche difficile dire Andrea F e Andrea S. Sì, Andrea F Cioè, o Andrea S. Andrea F. Non è carino. Vabbè, insomma, ci siamo. Come dicevo, intanto sono molto contento di questo secondo appuntamento con Comic Speak. Il primo è andato molto bene, l'abbiamo fatto con Daniel Covello, lo trovate sulla pagina, che è un grande illustratore che ho incrociato l'altro giorno a scuola. E oggi appunto parliamo. L'idea è quella di partire dalle ultime cose che avete pubblicato, che sono appunto, di cui adesso mostrerò qualche immagine, che sono Una zanzara nell'orecchio e Gauloise, per poi allargare il discorso anche, e fare un ragionamento, diciamo, un po' più ampio, probabilmente su quello che sta succedendo nel fumetto in Italia, sul vostro lavoro, quello che pensate anche del vostro lavoro. Allora, io faccio una domanda, anzi, prima mostro un paio di cose, vediamo se riesco a mostrarle così, altrimenti le faccio vedere cos'ha. I vostri due lavori, che sono appunto Gauloise, che ho anche qui, guardiamo, in volume, eccolo qua. Questo qui, disegnato da Andrea Serio con la sceneggiatura, con insomma, la scrittura di Igort. Invece il fumetto di Andrea, pu pubblicato da Oblomov, quello di Andrea Serio, invece questo, che ho letto in digitale, di Andrea Ferraris, che è Una zanzara nell'orecchio, storia di Sarvari. Sono due fumetti diversissimi, lontanissimi da molti punti di vista, perché quello di Andrea è la storia di un'adozione, è una storia molto bella di adozione, che racconta del viaggio di due genitori adottivi, no? In India alla scoperta, per conoscere la protagonista di questa storia. E di tutti i problemi che molto spesso non vengono raccontati quando si parla di adozioni a distanza. Quella di Andrea Serio invece è un noir, con due personaggi che loro malgrado si incontrano, due emigranti
che uniti dal crimine e dal fatto di essere emigranti. Voi siete, in questo caso Andrea è il disegnatore della storia, Andrea Ferraris invece è l'autore completo di questa storia. Intanto chiedo a voi, piuttosto che far parlare me, quando sono usciti, perché sono usciti da poco, ma l'ultimo è quello di Andrea Serio, quello di Andrea Ferraris è uscito un pochino prima, come sono nati questi due lavori e perché questi due lavori? Perché le motivazioni sono molto, molto, molto diverse, immagino, anzi, cioè, ovviamente, molto diverse. Vado in ordine alfabetico, vai. Il mio libro è uscito, mi pare, se non ricordo male, a fine maggio dello scorso anno. E le motivazioni, beh, in questo caso sono abbastanza facili da raccontare. Sì, esatto. Sono stato in India ad adottare una ragazzina che ormai adesso è cresciuta, ha 20 anni, è passato molto tempo, e ho deciso che questa storia aveva qualche cosa che meritava di essere raccontato, no? Che potesse servire anche ad altri, oltre che a me. È servito anche a noi come famiglia, perché abbiamo fatto un po' il punto della situazione, siamo ritornati un po' indietro nel tempo, abbiamo messo a punto delle cose che ci sembravano ormai dimenticate, lontane, e sono servite anche a mia figlia, che si chiama Safari, e che in qualche modo, aiutandomi a scriverlo, è ritornata anche lei in quell'epoca così lontana. Lei aveva 4 anni e mezzo all'epoca, alcune cose non le ricordava, e soprattutto non conosceva una parte di me che io ho raccontato nel libro e che l'ha divertita moltissimo. È un libro che veramente è servito anche per cementare la famiglia, ecco. L'hanno divertita moltissimo? In che senso l'hanno divertita moltissimo? Perché non si ricordava alcune cose? O perché... Ma perché perché io all'inizio del libro, nel capitolo che io intitolo Tramonto dell'aperitivo, mi racconto nella mia parte genovese un po' scanzonata, diciamo. Sì. Diciamo così. Diciamo così, per usare un eufemismo. E Safari, naturalmente, che adesso fa le stesse cose che facevo io all'epoca, quindi va a prendere gli aperitivi lei adesso, sì. Si è divertita a leggere che suo papà faceva questa roba, ecco. E semmai la cosa interessante è come mai così tanto tempo, dal momento in cui l'abbiamo adottata al momento in cui abbiamo raccontato questa storia, e il motivo è che Safari ha sempre avuto, come dire, una specie di ritrosia a raccontarsi e a lasciarsi raccontare. Noi avevamo chiesto più volte di iniziare questo libro, mi ricordo che stavamo ancora a Cagliari, quindi eravamo ritornati dall'India da 4-5 anni, ma lei poneva proprio veramente dei divieti. E tanto che noi ce ne siamo addirittura dimenticati di questo libro. È stata lei a ricordarcelo e a dirci: ah, sì? Ma questa storia che... della mia adozione, la vogliamo fare o non la vogliamo fare? E da lì abbiamo riaperto i cassetti e abbiamo ricominciato a prendere la roba. Questa è una tavola tra le prime, nel senso, tra le prime, dopo il racconto genovese che stavi dicendo, cioè quando qua è già partita la trafila dell'adozione, questo è il momento in cui... Tra l'altro è molto particolare il fumetto in questi punti, no? Perché è proprio come se fossero delle didascalie su delle illustrazioni, anche come è immaginata la tavola, come è impaginata, come è pensata la tavola. Mi ha colpito molto, no? Perché è come se le due vignette fossero le foto in un libro, un album, no? Con la didascalia. Ed è un po' così, ha funzionato un po' così. È stato un po' un album che abbiamo riempito noi, no? Con delle immagini. Poi ci sono anche delle fotografie dentro, no? Sono tre fotografie. Una di me e mia moglie il giorno del matrimonio, perché il giorno del matrimonio succede una cosa strana. Noi siamo... Molto strani. Ci siamo sposati in comune e il comune di Genova è a due passi da una villa molto bella che noi abbiamo utilizzato con un amico fotografo come scenario per fare qualche fotografia. All'interno di questa villa c'è il Museo Chiossone di Genova, che è un museo di arte orientale molto bello, che casualmente doveva essere chiuso, quella domenica mattina era aperto perché facevano delle pulizie, dei lavori. Quindi noi ci siamo intrufolati, abbiamo fatto qualche fotografia. Eccola qua. In una foto che... Esatto, in una sala che era allestita con, appunto, con statue orientali.
E io ho giocato un po' con questa con quest'idea che il karma fosse venuto a trovarci, a farci un regalo e a dirci che saremmo andati ad adottare in Oriente, cosa che è successa, che non sapevamo ancora, ecco, no? Perché noi abbiamo È difficile non pensarlo, cioè, vedendo quella foto. È difficile non pensarlo, però all'epoca, quando noi eravamo lì dentro, non potevamo immaginare questa cosa. No. C'è da dire che, ora voi avete letto il libro, quindi lo sapete, però noi scoprimmo che per adottare era necessario essere sposati da almeno 3 anni. Sì. Ed è questa stata la ragione per cui noi ci siamo sposati. Perché noi si conviveva già da molto tempo, però non avevamo ragionato su questa cosa qua. Quindi ci siamo sposati per questo motivo, per iniziare le pratiche dell'adozione, e quindi è successa questa cosa. Ecco. Però all'epoca era ancora così lontana l'idea di partire per andare in Oriente che veramente... Ma questa è una cosa, tra l'altro questa è una cosa che mi ha colpito molto leggendo, cioè... perché è una cosa alla quale non ho pensato, non avendo mai adottato o provando ad adottare un figlio, no? Cioè, il fatto è effettivamente che in questo caso, no, dal momento del matrimonio, cioè che uno prende la decisione, passano 3 anni, che sono tanti, no? Cioè, uno dice, ok, quindi dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo prima di tutto sposarci, e poi aspetti 3 anni. E poi sì, in quei 3 anni, immagina che quei 3 anni sono un limbo veramente... Ah, sì? Ci sono delle cose burocratiche da compiere, dei documenti da fare, però veramente in quei 3 anni poteva succedere qualsiasi cosa. Poi in realtà 3 anni dal matrimonio, poi ci sono passati altri 3 anni prima di partire per l'India, quindi sono passati in realtà dal momento in cui abbiamo deciso di adottare 6 anni. Infatti è tantissimo, cioè è un viaggio... Lasciarci, no? Avere altri compagni. Sì, sì, sì. È una cosa... fa pensare, sì. Diciamo che questa cosa dell'attesa, sebbene in modo completamente diverso, c'è anche nel libro disegnato da Andrea Seri, no? A un certo punto c'è l'attesa dell'incontro dei due protagonisti di questa storia, no? Ci sono diversi capitoli in cui c'è una forma di attesa tra loro due. Tra l'altro è molto bella la dedica all'inizio che hai scritto, perché ha molto a che fare, no? con la storia. Adesso infatti ti chiederò di questa cosa che hai scritto. A mio nonno Domenico che veniva dall'isola, a mio nonno Gennaro che veniva dal paese della melodia, e sono, no, i due luoghi da cui che riguardano un po' i due personaggi della storia, che sono la storia di due fumatori, tra l'altro, come indica il titolo. Due fumatori calliti. Esatto, come indica il titolo Gauloise. Non avete avuto timore che qualcuno potesse censurarvi in quest'epoca di... Ci ho pensato io, ma visto che Igor non si è fatto il problema, non me lo sono fatto nemmeno io. No, giustamente, essendo lui. Esatto. No, però dicevo, è una storia di attesa, no? Anche ci sono due viaggi, il viaggio di Andrea e di sua moglie, che è in un altro mondo completamente, e il viaggio invece dei protagonisti di Gauloise. Sì, sono due viaggi ovviamente molto diversi. Nel mio caso, sì. Allora, per rispondere alla tua curiosità, sì, sulla storia dei miei, cioè, nonni, sì. Con Igor abbiamo già deciso che in caso di ristampa, quella roba lì la spostiamo alla fine della storia, perché mette un po' fuori, qualcuno è stato un po' tratto in inganno da quella cosa, sembra quasi che poi i personaggi, cioè che sia il nipote dei due killer. Ok, no, giustamente dici invece, tu forse è meglio. Forse è meglio no. E invece no. È stata una combinazione assoluta, nel senso che onestamente non è una cosa a cui non avevo assolutamente pensato mentre ho disegnato la storia. E, solo alla fine, quando mi sono posto il problema, mi sono chiesto a chi dedicare il libro, mi sono venuti in mente i miei nonni, perché effettivamente ho realizzato solo in quel momento, cioè quando il libro era finito, che erano... come i due protagonisti del libro erano uno un sardo e uno campano, quindi c'è stata proprio questa coincidenza strana.
però appunto non erano nessuno dei due, era un sicario, e, anzi mio nonno campano faceva il secondino a Poggio Reale, quindi era proprio dall'altra parte della barriera. Esattamente al contrario, esatto. Andre, dici una cosa interessante, perché è vero che soprattutto quando si fanno i libri, quando si iniziano, non si sa bene il vero motivo, lo si scopre forse alla fine, non andando avanti, e quindi vengono fuori cose per cui c'è qualche cosa dentro di noi che ci dice di raccontare quella storia, e poi dopo capiamo perché succede. Nel tuo caso questa cosa è ovviamente è super, super evidente, cioè, sì, chiaro, in questo caso qua sì, però la tua storia, anche la combinazione di cui tu parlavi dell'episodio del tuo matrimonio con queste divinità che vi circondava, è incredibile quella. Sì, sono d'accordo su tutto, soprattutto sul fatto che quando si disegna una storia non si sa esattamente dove si vada a finire e come ci siamo finiti dentro, cioè come abbiamo fatto, qual è il percorso che ci ha portati dentro a quel momento. In questo c'è una cosa molto bella che ha scritto Sandro Veronesi molto, molto, molto tempo fa, parlando prima tra l'altro di scrivere Caos Calmo, che è il libro che aveva vinto lo Strega, da cui poi hanno fatto il film, ma non c'era ancora quel libro, in un pezzo in cui poi lui prende robe, fa un elenco di cose che ha da dire, molte di quelle sono finite in quel libro, no? E dice esattamente questo, cioè dice: noi non sappiamo perché ci mettiamo a raccontare una storia, no? Lo scopriamo dopo. Dice: io per esempio per molto tempo ho avuto in mente questa bambina inginocchiata in cortile che pregava perché i bombardieri B-52 arrivassero a bombardare casa sua, ma non sapevo il perché avevo in mente questa cosa, no? Cioè, poi ho scritto un romanzo molti anni fa, che si intitolava Venite, venite B-52, che è il titolo proprio, è la preghiera che fa questa bambina, no? E ho scoperto perché, che cosa volevo raccontare, ma l'ho scoperto raccontandolo, no? È la stessa cosa che dice Flannery O'Connor in uno dei suoi saggi, quando dice: io avevo in mente, a un certo punto di una storia che ho scritto, sono venuti fuori due personaggi e non ho capito cosa sarebbe successo finché non l'ho scritto. E secondo me è un po', appunto, è quello che state raccontando voi. Credo che sia così per chi la scrive e la racconta, ma anche per chi la scrive e la disegna. Ma in fondo anche... Soprattutto perché questa cosa che dici è interessante, perché io non la sapevo, e quindi mi confermi che anche chi scrive, chi usa soltanto la parola, in realtà si muove per immagini, no? Perché, non so Andrea, ma per me è così, cioè all'inizio di un libro c'è sempre un'illustrazione, un disegno, qualche cosa che dal quale parte, che magari è poi al centro della storia, magari poi è invece alla fine della storia, magari alla fine non lo metto neppure, non rientra neppure nel libro. Però questo disegno in qualche modo è il primo passo che mi porta all'interno di quell'atmosfera, di quell'avventura, no? Di quella cosa che sto raccontando. E non so bene ancora dove si va. No? Ecco, voi partite da un'immagine, visto che siete... Adesso qua io mostro, ho mostrato le immagini di questa, qua è un'altra tavola per me eccezionale. Allora, tutte e due i fumetti secondo me sono disegnati in maniera splendida. Avete due modi di disegnare molto, molto diversi, però alcune cose, a parte che si vede la perizia, cioè anche la manualità del disegno, no? Nei due casi. Però nell'altro fumetto molto bello di Andrea Serio, che è Rhapsody in Blue, che invece hai scritto e disegnato, sei autore unico in quel caso, mi viene da farvi una domanda. C'è questa tavola, tra l'altro, che voglio mostrare, perché mi ricordo quando l'ho vista su Facebook la prima volta, perché conoscevo già quella storia, ma non sapevo che stavi scrivendo. A proposito di combinazioni. Esattamente, questo poi magari se capita lo raccontiamo, perché è abbastanza incredibile. Che è questa, perché io non credo che ci siano molti altri capaci di disegnare così bene l'increspatura dell'acqua in quel modo lì. Era una roba che mi aveva mandato fuori di testa, perché è meravigliosa. Tra l'altro quella è Coso, sembra quella spiaggia vicino a Trieste, Sistiana, sì, sembra.
Assistiamo. Ma ci sono io non sono mai fisicamente stato in quei luoghi, quindi li conosco per averli visitati virtualmente sulle cartine geografiche, però so che lì ci sono diverse insenature simili tra loro. Questa, per l'esattezza, è Medea, si chiamava al tempo. Sì, adesso non è più italiana, ha cambiato nome. Comunque, sì, è una zona tutta molto, molto bella, sì, molto bella. Voi partite, perché è una cosa che secondo me incuriosisce chi sta ascoltando, chi ascolterà. Partite, perché molti scrittori o sceneggiatori, no, dicono: ho un'immagine e parto dall'immagine, cioè ho un'immagine in testa che magari mi fa scattare qualcosa, no? Come l'immagine di Sandro Veronesi che ho appena detto, ma voi l'immagine le disegnate, che fa una bella differenza. Quindi vi capita di partire da un'immagine, nel senso di che avete una cosa in testa, la disegnate e da lì parte l'idea per fare qualcosa, o no? Cioè, nel senso che quando poi la realizzate fisicamente, cioè la disegnate, vi scatta qualcosa che prima non c'era? Per me c'è sempre uno stacco tra quello che immagino e quando la disegno, perché spesso il disegno, mentre sono lì che lo sto facendo, mi porta da un'altra parte ancora. Scopro che mentre sto disegnando il personaggio ha una certa fisionomia, per esempio, e mi piace, e quindi la secondo. Anzi, la scopro in quel momento, è la cosa più bella che mi possa succedere. Poi su quell'immagine, non so, per esempio, il mio primo libro, Churubusco, racconta la storia di un gruppo di irlandesi che va negli Stati Uniti in cerca di fortuna e si ritrova a combattere per gli Stati Uniti che stanno invadendo il Messico. Io sono partito da un'immagine che era questi soldati intorno al fuoco che stavano chiacchierando di questo gruppo di irlandesi che aveva disertato e stava combattendo a fianco ai messicani, e la cosa che mi sarebbe piaciuta realizzare era i guizzi del fuoco su questi visi che li deformava, cioè diventavano praticamente dei mostri intorno a questo fuoco, per raccontare un cambiamento che stavano facendo, che stavano vivendo, super potente. Mentre lo disegnavo sentivo che questa roba qua era quella che volevo raccontare, cioè non l'ho mai persa quell'immagine lì, perché per tutto il libro, nonostante poi abbia raccontato anche delle altre cose, per me quello è il cuore del libro, è il centro del libro. E tu, Andrea? Andrea 2. Nell'altro caso, cioè nel mio caso, l'esempio di Rhapsody in Blu, per esempio, è molto calzante, nel senso che lì sono partito veramente, ovviamente quello, in quel caso si trattava di un adattamento a fumetti da un romanzo, un romanzo biografico, quindi era una storia vera che io, insomma, avevo avuto, mi era stata segnalata da Igor già allora. Sì. E della quale ho fatto una riduzione, diciamo, e un adattamento a fumetti. E lì addirittura mi ricordo che non avevo disegnato lo storyboard, cioè sono andato a braccio, basandomi soltanto sulle immagini che mi aveva suscitato la lettura del libro. Quindi io, mentre leggevo il libro, mi sono costruito nella mia mente alcune immagini, alcune molto precise, perché comunque il libro mi dava la possibilità anche di immaginare i dettagli in alcuni casi. Altre volte invece erano immagini un pochino più vaghe, che poi hanno preso una forma più delineata con il disegno, con il lavoro. Però è andata esattamente così, cioè non c'è stata una costruzione della storia. Ho disegnato le 8-10 immagini che avevo in testa, che erano tutti momenti diversi della storia. Sì. Quindi sono saltato, il primo giorno ho disegnato Medea, ho disegnato la spiaggia, il secondo giorno ho disegnato New York. Poi ho fatto aspetta, per chi non lo sapesse, sì. Rhapsody in Blue è la storia di uno di tre cugini che da
da Trieste, da Fiume, insomma, da Fiume. Sì. Essendo tre cugini, tra di loro fratelli ebrei, a cavallo tra prima, a cavallo delle leggi razziali, insomma, c'è un racconto un po' precedente, comunque a cavallo delle leggi razziali sono costretti a scappare in tre punti diversi, questa è la storia di uno dei tre, e quindi c'è appunto questo viaggio. Tra l'altro è quello che ha il destino più... beffardo, infame, in un certo senso, sì, beffardo proprio, perché infame forse c'è quello che finisce in campo di concentramento. Ecco, forse sì. Però quello è veramente... Sì, che poi è quello che ha avuto, alla fine ha avuto anche una vita lunga, sì. Però insomma non so a quale prezzo. Abbastanza terribile da quello terribile. Che... Terribile. Comunque, tornando per chiudere, insomma... Il work in progress di quel libro è stato questo, cioè ho disegnato delle tavole che generalmente erano splash, quindi erano proprio delle illustrazioni, erano delle immagini grandi, piene di che ricostruivano, secondo me, in modo migliore dei momenti, delle atmosfere, della storia. E poi le collegavi. E poi ho costruito i raccordi, cioè praticamente poi ho detto ok, dal punto A al punto B che cosa succede, come faccio a arrivare questo personaggio fino qua, e quindi l'ho costruita. Fino a un certo punto ha funzionato, poi ho cominciato ad andare fuori di testa, il libro stava venendo bene, ma stavo andando alla velocità veramente di un bradipo, e quindi... è intervenuto l'editor di Oblomo che mi ha salvato, insomma, da questa situazione, Orsola Mattioli, che insomma mi ha proprio preso, mi ha detto ok, fai questa cosa, bisogna farla. Quindi fai così. È stato un raro caso in cui lo storyboard è stato fatto a metà storia, praticamente. Metà storia era già disegnata e ho disegnato lo storyboard. Comunque Andrea, anch'io dopo. Mi sono mosso così per Ciulubusco, mi sono mosso per immagini, dopodiché facevo dei collegamenti. Quando sono arrivato a Parigi, perché poi mi sono spostato da Cagliari e sono andato a vivere 3 anni a Parigi per cercare di vedere com'era il fumetto francese, no, di cui tanto si parlava, e quando arrivai a Parigi ebbi la fortuna di capitare nel momento in cui c'era una mostra di Goya, che andai naturalmente a visitare, e rimasi così incredibilmente stupefatto da queste immagini che aveva disegnato, che erano delle incisioni, che comprai il catalogo e decisi che dovevo ricominciare da capo. Avevo già disegnato 80 pagine e quindi ricominciai da zero a ridisegnare tutto. Però al contrario di come avevo fatto in precedenza, mi sono mosso a quel punto con uno storyboard, cioè ho disegnato tutto lo storyboard e poi ho cominciato a disegnare. Effettivamente lo storyboard io lo consiglio davvero a tutti quanti, ai ragazzi che vengono, perché è una griglia formidabile sulla quale tu ti puoi muovere, no? Non è che con lo storyboard tu sei bloccato e non puoi più inventare nulla o inserire delle altre cose sopra, però tu sai che quando vai a inserire delle cose lo stai facendo su una gabbia che ti permette questo tipo di cose, no? Perché questa è una cosa molto interessante, perché quello che state dicendo è il contrario, e secondo me si riallaccia un po' con una serie di cose di cui ho parlato. Questa è una tavola, tra l'altro, del libro, del fumetto di Andrea, molto bella. È una parte in cui è un po' Calvin e Hobbes, nel senso che c'è un personaggio che porta in giro i genitori e Savary dentro l'orfanotrofio in cui si trova. È un personaggio importante, perché quel pupazzo, quello lì è un pupazzo, sì, che noi portammo a Savary, c'è ancora, sì, da qualche parte qua in studio, e quel pupazzo nel momento più difficile, quando Savary non parlava la nostra lingua e quando aveva proprio difficoltà a interagire con noi, quel pupazzo lei lo utilizzò come transfer per attaccarsi, per voler bene a qualcosa, per essere più tranquilla. E io ad un certo punto ho pensato che quel pupazzo, che era appunto quel tigrotto che vedete, quel pupazzo poteva trasformarsi nel mio racconto, diventare così magico come lo è stato in quel momento, e addirittura essere lui a essere lui, il cavallo, no, con cui visitiamo l'istituto. C'è un altro momento molto immaginifico, che è questo qua, quando state attraversando un momento di grande difficoltà, come Neo
genitori che attraversate come due viaggiatori, diciamo, di epoca moderna, queste grandi difficoltà, occhio ai documenti, bisogna trovare la strada, no? E sembrate due personaggi usciti dal 1622, una roba del genere. È molto bello. C'è stata una sospensione temporale in quel momento. Immagino. È stata abbastanza tosta, diciamo. Però questa cosa che state raccontando, che stavate raccontando adesso, mi serve, diciamo, per farvi raccontare poi anche la vostra attività di docenti, no? Visto che siamo qui in diretta sui canali di scuola internazionale Comics, è un po' quell'idea che mi avevi raccontato, Andrea F, del corso che avevate intenzione di fare a scuola, e ne avevi parlato con Andrea. Cioè, questa cosa che mi state raccontando, no? di mettere giù dei mattoncini e poi unire i punti, no? Invece di costruire tutta la storia dall'inizio alla fine prima di mettersi a lavorare, è un po' il contrario di quello che viene raccontato, diciamo, a livello accademico negli ultimi anni. Cioè il fatto che bisogna prima costruire, conoscere i personaggi, costruire la storia, avere bene in mente tutta la struttura, poi mettersi al lavoro. Che è un modo di lavorare, no? Cioè, si fa, è molto utile. Andrea, cioè, lavorando, ad esempio, quando disegni Topolino o altre cose così, è chiaro che ti viene fornito una struttura, immagino, cioè una sceneggiatura finita su cui lavorare, no? O come è successo altre volte. Però questa idea affascinante, invece, di colmare i buchi, no? Cioè di dire, ho in mente delle cose che è tipo lo spazio bianco tra una vignetta e l'altra, in realtà. Cioè, quello che riempi, che accende l'immaginazione. Quindi Andrea Ferraris mi raccontava appunto del corso che voleva fare, e immagino che Andrea Serio, che è il direttore artistico della scuola, ti avesse assecondato in quell'idea, anche perché vi affascina forse anche appunto l'idea di riempire, no, questi buchi, cioè di sviluppare l'immaginazione tentando di capire cosa c'è tra un punto e l'altro, invece di pianificare tutto. Sì, io quando parlai ad Andrea che venne a una mia presentazione del libro di Sarvari, chiacchieriamo quella sera lì insieme di questa cosa qua, di quest'idea, perché in pratica, ciao, Giro Zeppelin, io credo che la nostra idea era quella di creare un corso in cui all'inizio non si disegnava, ma all'inizio si chiacchierava, che poteva durare un mese e mezzo anche, no? Ci si incontrava, ognuno portava i libri che lo avevano formato, i libri che lo avevano colpito, non soltanto fumetti, non soltanto illustrati, ma anche i romanzi che lo avevano formato, che lo avevano in qualche modo indirizzato, i film, le serie TV, no? Cioè il mondo che ti interessa, perché questa cosa qua secondo me è la musica anche, no? La musica stessa. Quest'idea me ne parlò per la prima volta Vittorio Giardino, perché io feci la scuola a Bologna, la Nuova Eloisa, che all'epoca aveva tra gli insegnanti appunto Vittorio Giardino, e Giardino mi disse... No, non solo Vittorio Giardino, cioè, spiega anche chi erano, c'erano un paio d'altri, diciamo, sì, discreti. Sì, Marcello Iori, Andrea Pazienza, c'era un po' di gente. Però mi ricordo che Giardino, che è un architetto, e che quindi è un ingegnere, che ha quindi una mentalità di un certo tipo, no? Ci raccontava di non abbandonare mai nessuna delle nostre curiosità, no? Per esempio, sì, io sono sempre stato un grande ascoltatore, ora meno, però diciamo da ragazzo di musica, e quindi compravo vinili, ascoltavo, seguivo i gruppi, e questa roba qua non l'ho mai veramente lasciata. Beh, il mio primo libro importante da autore completo è Churubusco, sì, e nasce perché io andai a comprare un disco di Ray Cooder e dei Chieftains che raccontava la storia del battaglione di San Patrizio, di cui io non conoscevo nulla. Quindi mi ascoltai il disco in modo assolutamente innocente, e da lì nacque l'idea di andare a studiarmi questa storia. Ho fatto un libro su questa faccenda. Un viaggio in Irlanda che mi ha permesso di conoscere Paddy Moloney, dei Chieftains. Cioè, tutto nasce da un interesse laterale al fumetto, cioè da una cosa che apparentemente non c'entra nulla. E secondo me chiacchierare con i ragazzi di questa roba gli aiuta ad aprirsi, no? A capire che forse anche la cosa meno interessante, che sembra meno interessante, può essere poi, puoi portarla dentro il lavoro. La moto, per esempio. Ho conosciuto a Parigi un tipo che è un motardo, un motociclista. Sì.
e che ha realizzato una, è anche un grande disegnatore, ha realizzato una serie a fumetti che si chiama Jobar. E questa serie a fumetti ha avuto così successo che lui ha disegnato il primo libro, dopodiché gli altri le hanno disegnati. Però questa passione, diciamo, di questo primo libro nasce dal fatto che lui era un appassionato motociclista. E Jobar ha dei disegni di moto che sono veramente perfetti. Cioè, c'è la Ducati degli anni 70, perfetta. Cioè, disegnata con il serbatoio a goccia, con il sellino fatto in un certo modo. Lui è precisissimo, nonostante faccia un disegno molto umoristico, sì, è precisissimo nel particolare. Questa cosa qua, evidentemente, portandola all'interno del fumetto, ha avuto successo, gli è servita. Quindi, però io i ragazzi non li conosco, quindi chiacchierare con loro dei loro interessi, a parte il fatto che interessano anche me le cose che fanno loro. Certo. Però secondo me li aiuta a mettere una griglia, no? Beh, in questo senso credo che adesso do la parola poi al direttore artistico che si occupa più a scuola quest'anno della parte di illustrazione, giusto? Ne parlavamo l'altro giorno. Ma sì, visto che l'hashtag che stiamo usando per comunicare tutte le attività della scuola nel 2022 adesso, e diciamo, l'indirizzo che sta prendendo la scuola, no? Che è non solo comics, si inserisce in questa idea di cui sta parlando Andrea Ferraris, no? Che immagino, come dire, quando ne avete parlato, immagino che ti abbia in qualche modo solleticato, proprio perché è l'idea di allargare i confini delle attività della scuola, che si chiama Scuola Comics, ma fa anche tante altre cose, anche fuori dal fumetto, cioè contaminare la narrazione usando tutte le forme di narrazione. Ma sì, comunque la scuola nasce con l'idea di insegnare... C'è Mattia che dice, io dico sempre che... Ciao Mattia, che non è mai cosa si racconta di essere rilevante, ma è come lo si fa. Ciao Mattia solo. Intanto. Ciao Mattia. Sì, la scuola comunque nasce, è nata con l'idea di insegnare i mestieri della narrazione per immagini. Uh-huh. Che quindi non sono solo il fumetto, c'è l'illustrazione, certo, c'è la fotografia, anche c'è oltre a questo c'è anche una parte dedicata all'insegnamento anche della scrittura, perché ci sono i corsi di scrittura creativa, di sceneggiatura che sono tenuti anche da insegnanti importanti a Torino. Quindi sì, come dici tu, è una scuola che forse il nome Scuola Comics è un pochino fuorviante, però sì, diciamo che il fumetto ha un peso rilevante, ma anche le altre discipline, insomma, gli altri dipartimenti sono molto validi, sicuramente. Non lo dico perché ci lavoro, ma è una cosa che penso da quando ci insegno, insomma, da quando conosco la scuola. Però l'idea di spiazzare, no? Anche spiazzare, sì, scusami. Sì, poi riguardo il discorso che faceva Andrea sugli interessi laterali, questa è una cosa che io ho imparato da studente. Io ho frequentato lo IED di Torino, sono diplomato allo IED, l'Istituto Europeo di Design, per chi non lo conoscesse. Sì. E lì è una cosa che ci è stata insegnata molto bene. Ci venivano, noi facevamo corsi di storia del cinema, corsi di semiologia, corsi di c'erano delle materie che per un ragazzo di 20 anni magari diventa difficile capire bene il collegamento che possa esserci con quello che tu pensi di essere lì a imparare, nel senso che tu pensi che verrà un professore a insegnarti come si dipinge, come si disegna, come si scrive una storia. Perché queste cose abbiano senso, servono tutti gli interessi laterali di cui parlava Andrea. Se noi non, quello che noi mettiamo nei nostri disegni è tutto quello che noi abbiamo visto, che abbiamo letto, che abbiamo ascoltato.
più questo bagaglio è ricco, ovviamente più diventano ricche le nostre immagini, altrimenti sono solo delle prove di abilità tecnica al limite, nel Beh, migliore dei casi. anche perché il vostro modo di raccontare per immagini, cioè di disegnare, è evidentemente molto influenzato da un sacco di roba che passa dentro le vostre immagini. Cioè, si vede evidentemente che uno se si mette lì, gli dice, ah, guarda, sta roba mi fa venire in mente questo mi fa venire in mente quello, che poi magari non è vero, no? Però si vede che dentro c'è appunto il cinema, che può esserci, no, non c'è solo il fumetto. Poi voi Poi siete no, anche. non ci sono soltanto le cose che tu inserisci nel tuo lavoro intenzionalmente. Ci sono una miriade di cose che tu inserisci senza nemmeno saperlo, cioè senza nemmeno rendertene veramente conto. Abbiamo Davide Occhicone che fa i complimenti, quindi ciao Davide, è molto bello che tu sia qua, ciao. Ti ho interrotto. No, ma avevo finito. Mi ero No, però dimenticato di mettere gli interessante. occhiali da direttore artistico. Adesso sono più Esatto. autorevole da ora in Ma poi. hai anche un oggetto che Io dovresti ce l'ho fingere sopra. di Ho un oggetto, utilizzare ma un casualmente. oggetto. Sì, ormai si sarà raffreddatissimo il mio tè. Ecco Sì, qui la casualmente tazza è in della questa scuola tazza. Comics, che insomma è una roba. Abbiamo investito metà budget annuale nella realizzazione delle tazze, Esatto. quindi Si devo può farla scrivere con vedere. i gessetti su quelle tazze, lo dico, è Si una può specie di scrivere lavagna. Esatto, sul lato nero, ovviamente. È un oggetto favoloso. perché Beh, ne ho c'avevi lì fatto uno spot. casualmente. Se ti viene un'idea la puoi appuntare mentre prendi il tè. Esatto, Esattamente. fatto apposta. No, quello che stavate dicendo, visto che l'altro giorno quando abbiamo fatto due chiacchiere pensando a questa live, dicevamo una delle cose interessanti per voi due, che siete due grandi autori, molto amati, che avete fatto diverse cose nel tempo e anche su fronti molto diversi. Andrea lavora appunto nel mondo come dire, oltre ad essere un autore, no? Collabora con Disney Italia, ha fatto illustrazioni, così come ha fatto illustrazioni copertine Andrea, insomma, tante cose molto diverse tra di loro. Quindi siete due perfetti per raccontare chi è qui, ad esempio, cosa succede nel fumetto italiano e cosa succede, ad esempio, nel fumetto francese, visto che l'altro Andrea accennava al fumetto francese, sono due mercati molto diversi, no? Sono due mercati che hanno delle cose in comune, ma per un autore, per un giovane autore, cioè uno che viene a scuola o che dice voglio, mi affaccio al mondo del fumetto, anche come funziona affacciarsi al mondo del fumetto italiano, come funziona affacciarsi al mondo del fumetto francese, no? Sono due mercati diversi ed è interessante, no? Che siano diversi. C'è un po' tutto, no? Perché anche in Francia si fa un po' di tutto. Addirittura adesso si è aperta una collana con i personaggi della Disney francese che cura Glénat, Sì. in cui collaborano autori francesi formidabili e autori italiani altrettanto formidabili. Non so, io penso ai libri di Petrossi o Camboni, sono libri stupendi. Con i personaggi disneyani rivisitati in una chiave un po' alla francese, cioè con l'albo alla francese. Ma c'è anche quello, è quello di Brémaux e Bertolucci, è uscito, è quello per E Glénat che hanno fatto. che non ho ancora preso, ma ho Ah, visto sì. alcune immagini straordinarie. Lì mi pare che addirittura loro facciano come dire, una specie di omaggio a un certo tipo di fumetto disneyano di un certo tipo di anni, Sì, tipo gli anni sì, 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 sì. 50. E Quello un po' poi è degli Antù. muto, come i loro fumetti, come Esatto, Love, esatto. esatto. E mi sembra molto bello, non vedo l'ora di leggerlo, di averlo. Però per dire, in Italia, al contrario, il lettore del disneyano è un lettore che non esce dal topolino, diciamo, no? Gli No, piace esatto. ritrovare quel mood, no? Il fatto che ci sia un fumetto popolare così potente in Italia, con Bonelli e tutti i suoi personaggi, e con Disney e tutti i suoi personaggi, in qualche modo, secondo me, ha quasi un po' frenato, no, gli autori italiani. Perché, sai, quando entri in questo meccanismo, poi è difficile riuscire a trovare il tempo per fare delle altre cose. Per cui abbiamo dei talenti straordinari, Ah, sì. che sono utilizzati anche piuttosto bene, e che lavorano per testate formidabili, tipo Paperi, Topolino e Tex, no? Ci sono dei disegnatori
Qui qualcuno dice che in Italia si è fatta la versione alla francese di un personaggio addizionale. Context. Ah, beh, sì, forse intende ad esempio i texoni, cioè il fatto che ogni tanto si fanno degli speciali chiedendo a degli autori tipo Breccia o... esatto, Magni, tu, esatto, i personaggi, cioè gli autori che hanno lavorato per il texone sono uno più bravo dell'altro, no? Eh sì. Ma i disegnatori di Topolino sono uno più bravo dell'altro. Ah, cioè, caspita, altro che... sì. Gente che... disegnatori strepitosi, autori strepitosi, degli sceneggiatori strepitosi. Ah, caspita. Beh, adesso, per esempio, adesso, i primi che mi vengono in mente banalmente perché sono diventati, come dire, Artibani, ma oppure Turconi e Radice, no? Cioè, hanno fatto poi sì, i fumetti pubblicati da Bao, le loro storie di Pippo sono bellissime, sono meravigliose, Turconi e Radice. Loro hanno avuto il successo anche in Francia con i loro albi e sono bravissimi, no? Ah, sì. Artibani, Enna, per dirne due che mi vengono, ma ce ne sono un sacco, infatti ce ne sono tanti disegnatori, poi potrei farti una lista gigantesca, no? Però cosa pensate, no? Questo per esempio Disney è così, ma del mercato italiano e francese nella vostra esperienza, perché, come dire, adesso chiedo a tutte e due, adesso chiedo ad Andrea serio, no? Però per chi si affaccia non è così scontato, no? Sapere, cioè, se uno è dentro il mercato del fumetto magari sa che ci sono delle differenze o che funziona in modo diverso. Uno invece che è semplicemente un lettore o che inizia a fare la scuola comics perché vuole fare disegnatore o l'autore magari non lo sa, no? Che ci sono delle differenze. Ma ci sono. Allora, ovviamente. Banalmente, insomma, cioè, intanto c'è una differenza di mezzi. Mm-hmm. Che insomma è la cosa più lampante, nel senso che insomma il mercato francese conta su dei numeri, delle vendite di un certo livello, quello italiano non si avvicina neanche minimamente, se non quello da libreria. Da libreria, esatto. sì, se non in casi eclatanti come quello di Zero Calcare. Certo. Zero Calcare è uno dei libri più venduti degli ultimi anni in assoluto, non stiamo parlando solo di fumetti, ma di libri, di libri anche insomma paragonato a quelli di narrativa, quindi si tratta di un caso. Certo, diciamo che il 95% degli scrittori, dei romanzieri italiani, facciamo anche il 98% dei romanzieri italiani se li sognano i numeri di Zero Calcare. Beh, sì. Non parliamo dei fumettisti, no. comunque sì, insomma, allora, se dovessi dire a una persona che viene da Marte che la principale differenza tra Italia e Francia è questa, e poi il fatto che in Francia ci sia una tradizione per quanto riguarda proprio sia gli autori ma di conseguenza anche dei lettori. Uh-huh. Diversa da quella italiana. Il lettore italiano è molto più abituato al fumetto da edicola, per esempio, quello francese frequenta da molto molto più tempo la fumetteria e la libreria, perché il graphic novel l'albo fumetti alla francese, insomma, detto appunto alla francese, è presente negli scaffali delle librerie già da 50 anni. Quindi in Italia invece è un fenomeno degli ultimi 15 anni, quindi abbiamo 20 anni, insomma un sacco di tempo da recuperare. Però insomma la cosa che secondo me è evidente è che visto come sta andando il mercato, come il fumetto d'autore, se vogliamo dare una definizione, si sta imponendo come mezzo di comunicazione proprio nel tessuto culturale italiano, insomma, questo lascia intravedere un futuro molto interessante per il fumetto. Per me fumetto è tutto, parlo del fumetto da edicola come di quello da libreria. Certo. Poi il mercato ti dice che quello in libreria sta andando molto bene, quello da edicola sta un po' zoppicando, ma questo è un problema di filiera della vendita.
I problemi sì, sono, non sono legati secondo me alla qualità, assolutamente. No, no. Ci sono delle ottime cose ovunque, cioè in edicola, in libreria, ci sono grandissimi autori che lavorano sul seriale, grandissimi autori che lavorano sul fumetto autoriale. Provo, se devo dare un mio parere un po' cattivo, se vogliamo dire cattivo, insomma, un po' critico, secondo me il livello medio potrebbe essere più alto. Insomma, ci sono dei grandissimi autori, poi c'è un numero, insomma, consistente di gente che galleggia un pochino. E che secondo me non ha ancora espresso, cioè forse non ha avuto modo, perché bisogna mettere in conto anche il fatto che fare il fumettista è difficile, per motivi, insomma, contingenti. Però, insomma, secondo me il livello potrebbe essere più alto, mediamente, la qualità, parlo sia della scrittura che del disegno, potrebbe essere un po' più alto, mediamente. Sai che questo è un problema che affrontano, che viene affrontato da molti anni, no? In tutti gli ambiti della narrazione, cioè si dice in Italia, cosa che per esempio negli anni 60, 70 e 80 non c'era, nel senso che c'era anche un'industria, per esempio del cinema, c'era un'industria, c'era l'editoria che faceva certe cose, per cui magari avevi sempre delle punte, no? Delle eccellenze in un certo senso, però avevi una fascia media molto alta, cioè avevi tanti che facevano tanto, no? Perché si produceva tanto. Adesso l'esempio del cinema è più eclatante, no? Cioè il cinema di genere italiano, no? Il poliziottesco, l'horror, tutta quella roba lì, avevi tanta roba che faceva schifo, una fascia media molto alta che ha prodotto tanta roba interessante, e poi avevi delle eccellenze micidiali, no? Dario Argento, Lamberto, però tutto si sorreggeva sul fatto che c'era un'industria, cioè avendo tanta produzione che osava anche, no? Che diceva: ok, proviamoci, magari spendiamo poco, facciamo una schifezza, ma magari spendiamo poco e facciamo una roba meravigliosa, no? E si tentava, e questa cosa produceva. In questo senso, perché poi siamo quasi alla fine, quindi vorrei ritornare alla scuola. In questo senso, il fatto che proliferino, cioè che siano nate nel corso degli anni delle scuole, no? Come Scuola Comics di Torino, ma altre in giro per l'Italia, di sceneggiatura, di tutto, no? Cioè, però il fatto che si sia iniziato davvero, come quella che ha fatto Andrea Ferraris tanti anni fa con quei maestri eccellenti, ma ce n'erano meno, no? Di scuole che facevano quello. Il fatto che proliferino le scuole è interessante, cioè significa che si sta investendo nell'immaginario e nella capacità. Cioè, una cosa che mi raccontava l'altro giorno Andrea Serio, che mi ha molto colpito e che mi serve per farvi la domanda finale, è che la Scuola Comics di Torino è l'unica che nell'illustrazione, soprattutto, ha gente che fa ancora le robe a mano, cioè che disegna a mano. Sono tutti docenti che lavorano non in digitale, no? E il digitale sta prendendo piede, non è una questione di bene o male, è una questione di un mestiere che in parte scompare, e il fatto di preservarlo in un certo senso è una peculiarità della Scuola Comics di Torino, no? Quindi, dal vostro punto di vista, tenendo conto di queste chiacchiere che abbiamo fatto e anche dei vostri due lavori, gli ultimi, di come li avete fatti, perché e di come lavorate voi? Perché consigliate a uno che vuole fare fumetti di fare una scuola come Scuola Comics, Scuola Internazionale di Comics di Torino? Partiamo da Allora, Andrea Ferraris. io posso dire che se non avessi conosciuto quei personaggi di cui abbiamo parlato prima, Giardino, Pazienza, Marcello Iori, a Bologna avrei avuto decisamente più difficoltà ad impararlo questo mestiere. No? Poi è un mestiere difficile che si impara continuamente e lavorando tutti i giorni stando tutti i giorni al tavolo luminoso, al tavolo da lavoro. Però è chiaro che
una scuola come questa serve, secondo me, per mettere dei paletti, aiutarti a non disperderti, ecco, a trovare una strada più velocemente, la tua strada più velocemente. Il fatto che questa scuola insegni poi così tante cose, no, differenti, non soltanto il fumetto, questo permette ad un autore di avere più possibilità di destreggiarsi, ecco, nel mondo del lavoro, che al di là di tutto è sempre più difficile, no? È sempre più complicato. Tra l'altro, beh, tu hai incontrato, hai avuto come docenti Giardino, Pazienza, no? Prima li citavi, adesso se vengono incontrano, possono incontrare te, cioè Ferrari, serio, no? Tra 20 anni diranno, io ho fatto la scuola con Ferrari, se serio, cioè, ve lo dico, questa è la realtà, non dico, hai fatto la scuola con Ferrari, se serio, sì, è così. Pazienza per me è un mito, per cui averla fatta con Pazienza per me mi rende unico, uno dei pochi, perché effettivamente era un personaggio straordinario, no? Cioè, io ho avuto la fortuna. Però è un po', non so se lo dicevi te o Andrea, era gente coraggiosa. Ah, sì. Capito? C'era gente che non è che a tavolino considerava il mercato va in quella direzione, io lo seguo. Cioè, gente che se ne fregava, faceva quello che aveva voglia di fare. E secondo me una scuola come questa di Torino, la Comics in generale, può aiutarti, diciamo, in questa direzione, cioè a uscire un po' dal guscio, no? A trovare la tua strada, a trovare la tua dimensione, a trovare la tua forza. Al di là del fatto che tu sappia disegnare, che sappia usare bene le matite piuttosto che i pennarelli, usare una carta piuttosto che un'altra, al di là di questo, che pure sono cose necessarie, fondamentale, secondo me, è riuscire a far uscire dal bozzo questi ragazzi, a farli trovare il coraggio di fare cosa che sento. Quindi lei, direttore artistico, è d'accordo con... Esatto, quando dico direttore artistico devi diventare... Sì. No, mi sembra un tipo un messaggio alla nazione, che in questi tempi è una roba che... Siamo appena usciti. Alla grande. Esatto. Fondamentalmente le cose che penso le ha dette Andrea. Aggiungerei una cosa che secondo me, oltre al fatto che appunto uno studente a scuola ha la possibilità di lavorare, confrontarsi insomma gomito a gomito con dei professionisti tutti di un certo livello, e quindi e questa è una roba che ti fa risparmiare anni di lavoro che altrimenti dovresti fare a casa tua, nel tuo studio. E, una cosa secondo me che non bisogna sottovalutare è che io per esempio parlo anche per una mia esperienza personale, molte cose le ho imparate dai miei compagni di scuola. Quindi l'altro giorno parlavamo anche della scuola Holden, avevamo citato Baricco, se non sbaglio proprio Baricco aveva detto una volta che alla Holden una cosa importante, cioè un momento di grande importanza era la pausa quando si era davanti alla macchinetta del caffè, in cui si parlava della lezione o anche dei cazzi tuoi, insomma. E secondo me, insomma, anche nella nostra scuola funziona molto questo meccanismo, cioè i ragazzi devono capire e comunque poi capiscono, secondo me, lavorando, cioè durante l'andamento della scuola, insomma, l'importanza di questo fattore, cioè il fatto di confrontarsi con persone che devono risolvere lo stesso tipo di problemi. E quindi il fatto di ragionare, di confrontarsi, di capire, anche di mettere alla prova il proprio livello. Cioè io posso arrivare a scuola pensando di essere già pronto e poi mi accorgo che in classe mia sono tutti molto più bravi di me e io quindi metto in discussione le mie capacità e lavoro per migliorare. Poi un'altra cosa molto pratica, diciamo così, ancora più pratica secondo me, è che stando in un luogo in cui sono tutti interessati a una cosa simile e soprattutto hanno obiettivi simili, i progetti futuri nascono lì dentro, cioè semini
esatto, per il futuro, perché uscito da lì dici, ah, dopo 2 anni, 3 anni, 4 anni, dici, ah, scherzo, tutti si è messo a fare questa, perché non facciamo una roba insieme, no? E che se sei chiuso a casa tua nella stanzetta, quella gente lì effettivamente non la conosci, cioè, perché lo sceneggiatore che conoscevi, che faceva la scuola con te 5 anni prima, lo conosci, perché avete fatto la scuola insieme, no? Che è una cosa... Sì, appunto, forse... Beh, molti progetti degli ultimi anni sono nati proprio in questo modo. Sì. Forse è la vita, no? Che funziona così, nel senso che sì, se incontri delle persone, poi nascono dei progetti. Bene, io, visto che siamo arrivati ormai alla fine, io ricordo appunto che quello di Andrea Ferraris, che è una zanzara nell'orecchio, che è la bellissima storia dell'adozione di Sarvari, che io ho letto Sarvari perché non so come si pronuncia. È uscito per Einaudi, è una storia bellissima ed è tra l'altro la storia di un'adozione che è tutt'altro che una storia strappalacrime o tutt'altro, è proprio anche, c'è molta ironia in alcuni punti, molta sofferenza, ma è la cosa che mi ha colpito molto, per cui ti faccio anche pubblicamente i complimenti, è che è pulita, cioè è onestissimo il modo di raccontare quello che sembra sia accaduto, no? Cioè con le difficoltà, con la bellezza, con la sofferenza di questa, ed è disegnato in una maniera meravigliosa, anche dal punto di vista dei colori, no? I colori cambiano a seconda di come emotivamente cambia la storia. È scritta in maniera impeccabile, quindi è una storia molto bella. E Gauloise, scritto da Igor, con le tavole eccezionali. Io adesso ve lo farei vedere tutto, perché qua meriterebbe... Ogni tavola è una roba da rimanere... da diventare scemi. Infatti uno ci mette un sacco a leggere questo fumetto, perché stai qui, ti perdi, guardi ogni singolo, anche solo come si annoda la cravatta il personaggio, cioè dici vabbè, è così. E quindi io intanto, insomma, è stato molto bello fare questa chiacchierata, invito tutti quelli che sono qui all'ascolto, se vi capita, di seguire quando ci saranno o quando ci sono a breve quelli di Andrea Serio, oppure in futuro quelli di Andrea Ferraris, anche le lezioni a Scuola Comics a Torino. E basta, poi spero di ritrovarvi per una live o a Torino, al Salone del Libro, chi lo sa. Vabbè, intanto grazie. Se volete aggiungere qualcosa, lascio la parola a voi. No, io ti voglio ringraziare, anzi, per questa chiacchierata. Io sarei andato avanti un'altra oretta, ma qua poi faremo un bis. Facciamo già da ora programmiamo un bis. Sì, facciamo un capitolo 2 in cui ci facciamo raccontare da Andrea Ferraris, di Andrea Pazienza, Giardino, e poi andiamo a... tu ci racconti di Igor, facciamo tutta una storia del fumetto degli ultimi 40 anni, 50. Va bene, grazie mille, grazie. Andrea Ferraris, grazie Andrea Serio. Grazie a voi, grazie. A presto. Qua ci ringraziano per la testimonianza, quindi grazie a tutti, ciao. Noi ci vediamo per la prossima live, direi che la prima dovrebbe essere, se non ci sono problemi, quella con un'altra grandissima artista che è Barbara Canepa, e poi ce ne saranno appunto altre, come vi dicevo prima, con Natangelo e altre ancora, ma insomma rimanete sui social, vi aggiorneremo con tutti gli appuntamenti in arrivo. Ciao a tutti, ciao e a presto. Ciao. Ciao. Ciao.